Si aspettava questo risultato dal centrodestra? No. Cosa si aspettava? Io mi aspettavo 5 Stelle, a essere sinceri. Qual è stato secondo lei il motivo preponderante della vittoria del centrodestra? È la voglia del cambiamento degli italiani, la voglia del cambiamento perché si prova di volta in volta a cambiare per vedere se cambia qualcosa, non cambia mai niente e la gente ha provato di qua. Era scontata, diciamo, sì. Cosa non ha funzionato secondo lei nel centro-sinistra invece? Ma nel centro-sinistra ha funzionato che essersi attaccati a Draghi vuol dire perdere le elezioni. Praticamente è quella stata la scelta, secondo me, determinante. Avrebbero dovuto difendere di più il governo Conte. Non l'hanno fatto e penso che sia questa la conseguenza. Era quasi già risaputo che avrebbe vinto. Quali sono stati secondo te i motivi per i quali il centrodestra ha vinto così tanto? Ma io credo sia stato un moto di protesta, perché le persone diciamo non si sono sentite rappresentate quasi da nessun partito e per questo motivo diciamo siamo tornati un po' a quelle che sono le origini della nostra razione, ovvero la destra. Ho anche votato centrodestra. Quali sono le motivazioni per le quali ha votato il centrodestra? Coerenza, una grande coerenza da parte della Meloni e devo dire questi attacchi che ha avuto in campagna elettorale che sono stati spropositati e non opportuni. È proprio su questi attacchi che molto ovviamente c'è stata molta gente che ha riflettuto. Si aspetta quindi un governo di legislatura che duri 5 anni? Spero, lo spero, anche perché in Italia ne abbiamo bisogno. Io penso che era abbastanza annunciato. Io ho fatto anche la scrutatrice, quindi ho potuto vedere già da un piccolo seggio di Pesaro come diciamo corrispondesse poi a quello generale nazionale. Penso che era annunciata e penso che anche che diciamo, la divisione che c'è stata diciamo, con Calenda, che non si è più alleato col PD, sicuramente ha inciso molto, anche perché diciamo, anche i voti di Calenda ci sono stati, quindi sicuramente se fosse stato una sinistra più compatta, il risultato sarebbe stato diverso. Cosa dovrebbe fare adesso la sinistra? Parte a fare opposizione? Dovrebbe ricostruirsi dalle basi? Beh, sicuramente sì, dovrebbe farsi un'analisi di coscienza e soprattutto probabilmente dovrebbe anche cambiare leader. Quindi lei pensa che sarà un governo che non durerà 5 anni? Al massimo 6 mesi poi al massimo, poi un governo. Ma quale è governo? Tanto non governa lui. Quel governo lì deve fare ciò che vogliono gli altri, i veri padroni. Chi sono i veri padroni?